Thank you. femminile plurale, la nuova stagione e il nuovo format per la produzione di Teledeon dedicata interamente al mondo femminile. Femminile plurale, lo abbiamo detto fin dall'inizio, si trasforma in un talk, in ogni puntata affrontiamo temi legati al mondo femminile o comunque argomenti di stretta attualità declinati al femminile, lo faremo con autorevoli ospiti. Con la quinta puntata chiudo il tema dedicato alla violenza sulle donne, voglio farlo interamente dedicandola alla figura di Santa Scorese. Santa Scorese è la prima vittima riconosciuta di stalking dallo Stato italiano potremmo dire premonitrice di una così grave problematica sociale, riconosciuta eh, martire dei tempi nostri, già serva di Dio, su Santa il Vaticano ha avviato il processo di beatificazione, muore infatti a soli 23 anni per mano di uno squilibrato nel 1991. A parlarne con me la sorella maggiore di Santa Scorese, Rosa Maria Scorese Bentrovata, Grazie. e Delvira Zaccagnino e direttrice della casa editrice di Molfetta, La Meridiana Bentrovata. Poi spiegheremo... Perché è la Meridiana. Tu mi chiedi come sto? Sto vivendo in una condizione particolare. Non posso uscire da sola perché c'è un uomo che mi sta dietro da giugno e qualche settimana fa mi ha aggredita. Non so bene se previolentarmi o uccidermi. È schizofrenico. La madre non vuole farlo curare. Io non ho niente per fermarlo, pur avendo fatto diffidi ehm, al commissariato. Non posso camminare da sola per strada perché lui arriva ovunque ho solo la mia fede e il mio diario non so come e quando finirà questa storia ma ti posso assicurare che è un vero incubo così scriveva Santa Scorese appunto nel suo eh, diario prima di entrare nel vivo del racconto guardiamo questo filmato che sintetizza la vita di eh, Santa realizzato da Chiara Zammitti è andato in onda su Re3 il 5 luglio del 2012 mm -hmm. Serena, scherzosa, eh, molto, molto equilibrata. Alla fine lei era una, una ragazzina normale. No? Frequentandola, andando a fare insieme il servizio con la Croce Rossa e poi frequentandoci anche al di fuori, diciamo, di questo aspetto, ho avuto modo appunto di capire quanto era bella. Santa Scorese era una ragazza come tante altre, con i suoi sogni di vita, le sue aspettative, i suoi desideri di giovane donna. Era il 1988 e lei non aveva ancora vent'anni quando incontrò per la prima volta il suo stalker, che la perseguitò per tre anni. Fino all'epilogo, quando la sera del 15 marzo Santa tornava da una catechesi in parrocchia, quella sera aveva l'automobile praticamente davanti alla chiesa in cui si era svolta la catechesi e gli amici le avevano chiesto comunque se volesse essere accompagnata. Lei però disse che non c'era bisogno. Il massimo che poteva succedere era ritrovare il tipo sotto casa. E il tipo sotto casa in realtà c'era. Io ho sentito suonare. Chi è? Chi è? Non mi ha risposto nessuno al citofono. A questo punto che stavamo sempre con la paura, mi sono affacciato al balcone ho visto la scena. santa terra e questo seduta avanti così col coltello ancora in mano mi sono precipitato santi era stata coltellata e riusciva a malapena a parlare una tragedia annunciata perché aveva ricevuto più volte minacce dopo le varie ecco queste sono le copie delle denunzie a firma ancora di, di, di santa scorese il servizio che seguiva il giovane giunse alla prescrizione di alcuni farmaci mediante i quali quei medici ritenevano di poter avere ancora il giovane senza il libero e senza pericolo per le persone. Questa terapia non fu osservata. A quel punto quindi, che cosa ci si sarebbe aspettati dal servizio? Eh, ci si sarebbe aspettati, ed è quello che noi abbiamo eccepito nel giudizio civile, che fosse disposto il trattamento sanitario obbligatorio. Era la struttura sanitaria più che gli organi di polizia che avrebbero dovuto prendere un'iniziativa perché il soggetto purtroppo era malato di schizofrenia ed era nota la malattia. All'epoca i reati erano frammentati, oggi vengono tutti ricompresi nel reato di stalking. Se oggi si verificasse una situazione di quel genere, probabilmente, forse anche grazie agli strumenti normativi che abbiamo, non si sarebbe giunti a quella soluzione così drammatica. Diciamo da un punto di vista proprio processuale, il fatto di poter identificare questi comportamenti come un unico reato potrebbe dare adito all'adozione di misure cautelari. Se fosse stato disposto il trattamento, credo che quell'omicidio non ci sarebbe stato. storia di una ragazza come tante coinvolta a suo malgrado in quello che come dicevamo in apertura, forse è stato il primo caso di stalking di cui le cronache nazionali abbiano dato conto. Invece, a rendere unica e speciale questa storia è il diario a cui Santa confida il suo amore ardente per Dio, e la sua scelta di servirlo tra gli uomini facendosi eh, suora. Santa Scorese nasce a eh, Bari il 6 febbraio del 1968. Aveva una passione per il sociale che, fin da giovanissima, l'aveva portata a scegliere la via dell'aiuto ai più deboli. Prestava servizio per la Croce Rossa e faceva Faceva attività di volontariato. Rosa Maria, è corretto inquadrarla così, Santa? Sì, assolutamente sì. Santa era ehm, proprio l'incarnazione della, della ragazza tuttofare: della persona che eh, era dotata di una generosità mh, incredibile e mh, mi rendo conto che dirlo a posteriori chiaramente può risultare eh, così anche abbastanza scontato. Santa era, un, mamma la chiamava la, una peperino, una, la Vispa Teresa, proprio perché era sempre all'opera, sempre pronta a, a darsi a tutto quello che poteva essere a vantaggio innanzitutto degli altri, e abbiamo scoperto poi tutto perché in, delle, in ciascuna delle persone che incontrava o con cui si relazionava in realtà vedeva qualcosa di molto più grande, vedeva il suo Gesù da, da amare, da abbracciare in qualsiasi eh, circostanza. E questo percorso di vita che eh, dura eh, tutta la sua esistenza fino a quel sì, momento sì. si chiude in una maniera tragica, perché parte da lì poi la storia che raccontiamo ancora. Oggi. Il sei, eh, il, tra la notte tra il 15 e il 16 marzo del 91, tra minacce, eh, pedinamenti, il suo stalker praticamente la aggredisce e la uccide esatto. sotto casa con alcune coltellate. Non voglio neanche ricordare il numero esatto. Aveva 23 anni, a nulla sono servite le sue richieste di aiuto. Eh, vostro padre è anche un poliziotto, quindi è intervenuto più volte per chiedere protezione per eh, tua sorella, ma in realtà. Non c'era nulla a quel tempo che potesse davvero tutelare eh, le persone nella stessa difficoltà di Santa. Mi preme anche dire che insomma, ufficialmente Santa risulta essere la prima vittima esatto. di stalking, ma in realtà nella storia chissà quante altre donne o quante altre persone, perché poi rari, ma comunque ci sono anche casi di uomini eh, che hanno vissuto e vivono lo stesso terrore, la stessa angoscia, lo stesso sgomento. In realtà appunto nel periodo fra l'88 e il 91 davvero sembrava non esserci nulla a livello normativo che eh, garantisse eh, un minimo di tutela no? nei confronti di, di Santa, di tutta la famiglia, ma di un'intera comunità che si sentiva solchizzata ed impotente, comprese le istituzioni stesse. Cioè in questura quando noi ci rivolgevamo proprio per eh, in qualche modo trovare un riparo e... Ehm, la consiglio. possibilità, consiglio e comunque ve, facevamo mh, denuncia, ecco, anche mh, firmate di pugno da Santa che non si è mai eh, lasciata andare, non si è mai fatta prendere da, mh, dalla tristezza del momento, ma anzi ha combattuto sempre. Davvero anche eh, i, i magistrati, eh, i responsabili della questura, si sono sentiti quanto noi veramente disarmati bello. rispetto a a quello che oggi un tantino in più eh, si può fare. Santa è stata un po' l'antesignana, se vogliamo, delle donne che non si sono arrese, in ogni caso un esempio importante di come non si debba tacere e questo credo che sia D'altronde anche guardando il servizio che abbiamo appena eh, guardato eh, emerge come appunto tutti i tentativi fosse stato, fossero stati esperiti, quindi eh, la via della giustizia era stata intrapresa, sì. la via delle denunce, delle querele, eh, la firma di eh, Santa esatto. eh, alla base proprio dell'incalce alle eh, sue dichiarazioni eh, testimoniava come appunto come diceva lei eh, non si fosse arresa mai di fronte alla al pericolo anche imminente a questo questa mancanza proprio di respiro eh, quotidiano mh, nella maniera più assoluta cioè santa non si è mai lasciata andare nonostante lei leggevo eh, fosse eh, girasse scortata perché sempre. aveva sempre una presenza dei sì. suoi familiari dei suoi amici tranne appunto quella sera tranne quella sera perché anche se le era stato chiesto eh, se volesse essere riaccompagnata a casa dopo la catechesi erano insomma le 22 circa ma santa aveva, si sentiva un attimo più protetta perché aveva l'automobile proprio davanti alla chiesa, quindi gli amici, il parroco l'hanno vista entrare in macchina e eh, sapeva di dover rientrare nel cortile di casa, quindi proprio dinanzi al portone, e un minimo di respiro voleva in qualche modo poter, eh, poterla avere, non era veramente più possibile. Per quanto ha detto fino a quel pomeriggio comunque era stata sempre, sempre accompagnata e quindi accompagnata all'università, accompagnata in parrocchia, accompagnata ma per qualsiasi cosa anche se doveva andare al supermercato per dire no eh, non, non è mai, mai stata sola. assolutissimamente mai mm, un'altra mezza giornata eh, che le è costata cara anche quella volta e sulla base della quale ancora di più eh, ci siamo eh, così messi preoccupati è. Abbiamo messo in moto un'ulteriore macchina per proteggerla, è stata quella del 6 febbraio dell'89, quando lei aveva già subito un'aggressione da parte del suo persecutore, perché a quell'epoca la parola Stalking in realtà non, non era stata Nemmeno forse neanche coniata. Eh, certo. E quindi ehm, già quella volta Santa era stata aggredita fisicamente. E, e nonostante appunto le ulteriori denunce davvero non c'era stato nessun Perché movimento. questa data del 6 febbraio? Appunto rispetto a tutti gli altri eventi perché il 6 febbraio? Perché il 6 febbraio era la data del compleanno di Santa ed era l'unico giorno in cui proprio aveva detto a se stessa e solo a noi a casa che aveva bisogno di trascorrere qualche ora mh, con le sue amiche missionarie dell'Immacolata Padre Colbe in una, nella loro casa che era sul litorale fra Bari e Palese e quindi starsene con Gesù eh, in cappella, in raccoglimento. Probabilmente lei aveva già operato una scelta, aveva fatto del discernimento, quindi voleva sentirsi un attimo più libera, eh, almeno nell'anima, e quindi aveva mh, pensato di prendere il treno, ma ovviamente alla stazione era stata accompagnata e di là aveva preso l'autobus di città. Ma nessuno, neanche degli amici, sapeva che Santa quel giorno sarebbe stata fuori casa. E il suo stalker, quello che appunto dopo impareremo a chiamare lo stalker, Uh, si è fatto trovare nel vialetto della, della casa del, delle missionarie e là l'ha aggredita. Come regalo di compleanno, insomma, mm, c'era veramente quello, da considerare sì. che non era quello che Santa desiderava. E, ovviamente eh, anche quella volta beh, Santa si è chiaramente spaventata, ha chiesto, eh, ha gridato, ma nessuno, ovviamente in quelle stradine, in viottoli dei residence più o meno... Poteva ascoltarla, ha invocato Gesù e Maria e lei dice poi nel diario che forse solo loro l'hanno ascoltata e lui è scappato, eh, intimandole però di non dire nulla di quello che era accaduto a mio padre, e lui lo considerava l'anticristo. Naturalmente, Santa è corsa dalle missionarie, mh, è scoppiata a piangere, poi insieme hanno chiamato i miei e ovviamente sporta un'altra eh, denuncia che in realtà avrebbe potuto essere l'inizio di una serie di azioni più forti, no? oggi sarebbe stato certo, l'inizio di un'azione di... più forte sì, sì. e in realtà non, non sortì neanche quella volta alcun effetto se non quello di eh, cementarci come famiglia e avere intorno ancora di più eh, l'attenzione degli amici, delle persone che sentivano questa, mh, questa storia e che con tutto l'amore eh, tentarono insieme a noi di arginare. Ma, mh, senza riuscita eh, Questa lettera a cui facevamo riferimento, questa pagina, è contenuta nel diario scritto mm, da, da, da Santa. Vogliamo sì, volentieri. guardarla. È una delle pagine che provocano più sofferenza, insomma. Eh, lei dice appunto il 6 febbraio 89. Credo e spero che un'esperienza così non si ripeta mai più nella mia vita. È stato tremendo. Non so nemmeno se ho la capacità di scrivere quello che provo, tanta è la confusione, lo scoraggiamento che ho dentro. Oggi Giuseppe, il matto, ha cercato di usarmi violenza. Mi ha prima detto che ero morta e poi mi ha sbattuto per terra e, e cercava di baciarmi. Che sensazione orribile! Ho urlato con tutta la voce che avevo, con tutta l'anima, ma nessuno mi ha sentita. Ho invocato Gesù, dicendogli che non poteva lasciar fare, e ho chiamato Maria. Per fortuna pare che loro mi abbiano ascoltata e così ho cercato di liberarmi di quel pazzo che mi teneva stretta e sono andata dalle missionarie. Non ricordo bene quello che è successo lì, ma ricordo che qualcuno mi ha aperto la porta e poi ho visto subito Carmencita. Mi sono aggrappata a lei e sono scoppiata in pianto. Che situazione terribile. Mi sento ancora frastornata e mi sembra di aver vissuto un incubo. Quindi è evidente che fosse una situazione a cui, eh, che la sottoponeva insomma, ad, una, ad una forte um, angoscia e prova, uh, se, se, se vogliamo. Ma um, nel servizio che abbiamo visto di... Um, Direi tre. Direi tre. Ad un certo punto, la giornalista Chiara Zametti dice: eh, Sembra la storia di una ragazza qualunque nel momento in cui la descrive. Se non fosse che a renderla speciale era proprio questo suo percorso eh, spirituale che addirittura culminerà. Nel momento appunto della sua morte, quando lei stessa chiederà perdono per eh, quello che le era eh, successo, quindi chiede perdono per ehm, mh, o meglio perdona, perdona il, perdona suo, il assassino. suo assassino. Sì, non è stata esplicita questa dichiarazione, eh, lo si è intuito dal fatto che lei ehm, soccorsa e portata al Policlinico di Bari quella, quella sera e tentato un estremo intervento chirurgico Veramente si è tentato di tutto, tre volte a cuore aperto, per tre volte si è, mh, sembrava persa, si è stata rianimata eccetera. Prima dell'ingresso in sala operatoria Santa ha chiesto di Dontino Lucariello, che era il suo amico confidente, nonché la parte mancante poi del diario, la parte finale del diario, e chiedendo di incontrarlo assolutamente. Questa cosa chiaramente ha fatto pensare che, anche perché nel percorso fra casa e l'ospedale, non c'è stata assolutamente una parola contro. Il suo assassino, e in realtà avrebbe potuto, certo. eh, quantomeno perché era cosciente Santa, po avrebbe potuto imprecare, invece niente. Quindi mh, si pensa dalla tranquillità anche con cui ha affrontato poi eh, il tutto, che eh, fosse implicita questa, eh, questo perdono. Eh, del resto, neanche nei mesi precedenti in realtà Santa si Aveva era scagliata invento. davvero contro questa persona. Ovvio provava eh, grande paura oh, e cercava di evitarlo come poteva, eh, ma mh, mai davvero un atteggiamento eh, di odio nei confronti. Eh, della, di, di quello che sarà persona. poi l'assassino. Sì. Torneremo tra un attimo a, a parlare ancora del diario. Elvira Zaccagnino, la tua presenza è significativa qui perché il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stato pubblicato Santa che voleva Sono solo me. vivere. Ce l'abbiamo eh, anche qui di Alfredo Traversa, regista e attore di Grottaglia, edito appunto da La Meridiana. Ovviamente è una scelta non casuale. No. E anche una scelta che ha rincorso un po' i tempi, perché Alfredo Traversa è un regista e ha messo in scena da alcuni anni la storia di Santa, una pizza teatrale molto efficace. Le precipitate, beve... vero? Santa sì. È il, il, il titolo della sua... Sì. E della sua performance, del suo racconto sì. di santa. Tra l'altro, noi abbiamo scelto per la copertina una delle immagini, diciamo, proprio uno scatto fotografico di un momento della, della rappresentazione. E, diciamo, Alfredo ci ha inviato un po' in sordina questa proposta, come ne arrivano tante in casa editrice, e quando l'abbiamo letta, eh, è eh, brutto dire ci è piaciuta, perché una storia come questa non può piacere, non però piacere. è un testo scritto bene, è un testo che ritieni possa in questo momento eh, aiutare a capire, perché appunto questa... Eh, storia antica, vecchia di tanti anni fa, cioè non è recente, noi oggi eh, ci abbiamo fatto un po' il callo perché parliamo di femminicidio. Eh, è una continua dichiarazione ormai di guerra, è e ormai è diventato un'emergenza, di invece no, 100%. diciamo c'è un'emergenza e invece anche lì c'era un'emergenza, quindi riscoprire questa storia che è poi è una storia anche della nostra terra. Eh, paradossalmente è una storia anche a Maiquotania. <ride> diciamo quindi perché Avrebbe avuto più o meno 46 anni. Santa. Sì, 68. Sì, sì quindi mh, ci ha fatto sentire l'importanza di eh, pubblicare questo testo, di farla conoscere, di farla conoscere anche ai ragazzi, certo. eh, perché sai, insomma, le nostre pubblicazioni per questo tipo di collana mirano soprattutto a un pubblico di, di ragazzi delle scuole. Eh, perché la vicenda di Santa, eh, al di là della morte tragica, è una, è una vicenda di vita certo. che, può anche, che può dire molto ai ragazzi oggi. Eh, questa lotta diciamo, con il bisogno di dare un senso profondo, eh, credo che vada comunicato e vada detto. E poi anche questa particolare eh, ricostruzione dell'angoscia di questa ragazza nel vivere questa vicenda di persecuzione. Uh, che penso sia quella uh, che vivono tutte quante tutte le donne, donne, tutte quante certo, le famiglie, certo. uh, tutti quanti gli amici. Io immagino il dramma degli amici eh, l'attimo dopo o l'attimo stesso in cui li avete avvisati che Santa era in ospedale e stava morendo. Cioè gli amici che magari si sono trattenuti fino all'ultimo momento e quando lei ha detto non torno da sola a casa si sono rassicurati, li hanno mollato. L'hanno lasciata, non perché volevano lasciarla, certo. perché lei li aveva rassicurati. Immagino il dramma di questi ragazzi, che è un dramma che penso resti per tutta la vita. Tutta la vita. Eh, immagino anche il dramma dei familiari, diciamo poi alla fine uno tenta tutto, che cosa può fare. Eh, io credo che queste siano cose che vadano raccontate oggi, perché proprio quando poi la televisione, la cronaca ci abitua al fenomeno, certo. eh, forse allora bisogna entrare più in profondità. Ma qui c'è anche una grande responsabilità dei eh, mezzi di comunicazione, certo. perché appunto per come viene raccontata la vicenda. Io ho detto oh, mm, all'inizio della, della, della trasmissione che ho dedicato a questo tema diverse puntate. Ebbene, Posso dire che un eh, comune denominatore in tutte queste puntate era appunto l'attenzione rispetto ai mass media, perché siamo responsabili del linguaggio anche con cui queste notizie vengono diffuse. Si uccide, eh, si è morta perché? Eh, no, è morta e basta, perché eh, non ha giustificazioni, non ha movente, non ha, quindi c'è un richiamo forte alle responsabilità anche di chi deve diffondere certo. queste notizie. Sì, sì, questa è una grande responsabilità. Eh, io penso che il vantaggio di un libro che ha la capacità di scavare nelle emozioni e nella, nei vissuti delle persone e di ricostruire, costruire anche i diversi protagonisti, eh, accennandoli anche per sfumature, ti, faccia, ti dia la possibilità di conoscere, di entrare un po' di più nelle vicende, nella di andare oltre la cronaca. E quindi di eh, provare a vivere anche l'angoscia, perché Rosmaria ha letto alcuni passaggi, ce ne sono anche, anche altri. altri. Il passaggio, la pagina finale che chiude questo libro, secondo me, eh, che comincia il titolo è I Sè, perché poi in queste vicende di Stalking eh, il dopo è fatto mm -hmm. di, tanti, sì. di tanti sé. Eh, che sono quelli del 91 ma sono anche quelli di oggi. Quelli di oggi. Eh, ovviamente questi sono i che scrive Alfredo, ma devo dire che nella, nel testo e anche nel, nello spettacolo eh, questo continuo interrogare i fatti è un, una caratteristica molto importante, cioè interrogare quello che sta accadendo. Interrogare la vicenda di questa ragazza nel suo rapporto e nelle sue scelte, interrogare anche il suo rapporto con la famiglia, il suo rapporto con gli amici, interrogare questa storia e quindi non lasciarsela passare, ma provare a capire, uh, non perché si possa tornare indietro certo, su questa singola vicenda, certo. uh, forse perché per capire, capendo alcune dinamiche, si può meglio intuire. Quando qualcosa di simile sta accadendo ancora intorno, intorno a noi. Eh, scrive, scrive Alfredo: Se Piero avesse premuto il grilletto della pistola, e Piero è il papà di, di Santa, questa storia non si sarebbe mai potuta scrivere, sarebbe stata un'altra storia. Se si fosse fatta suora missionaria, forse Santa oggi sarebbe viva. Se i suoi amici l'avessero accompagnata come sempre anche quella sera, forse non sarebbe accaduto l'irreparabile. Se la questura e i magistrati si fossero mossi in tempo, forse tutto sarebbe stato evitabile. Se l'ASR avesse fatto prima dell'uccisione il TSO, forse le cose sarebbero cambiate. Se chi ascoltava le sue confessioni avesse compreso appieno la drammaticità della situazione, forse qualcuno si sarebbe mosso, se Dontino non avesse salvato il diario dal fuoco, non avrebbe mai conosciuto l'interiorità di Santa. Se Santa avesse ceduto ad un uomo che profondamente la destabilizzava, proprio sul terreno a lei caro, la fede, non ci avrebbe lasciato la, tua, la sua testimonianza di vita rivolta verso l'altro, alla ricerca dell'amore con la maiuscola. Perché poi in questo dramma di Santa, in questa uccisione di Santa, il paradosso è che è sul piano della fede che si consuma la sua uccisione, la sua scelta di consacrarsi a Dio. Ancora molto sofferta, in quell'età mm -hmm. che è giusto che sia ancora molto sofferta, diciamo c'era questa consapevolezza, però allo stesso tempo un continuo interrogarsi e interrogare, esatto. eh, un continuo discernimento. Eh, questo però è la ragione, questa è la ragione per la quale il suo stalker, il suo perse persecutore eh, la minaccia, la ammazza. Eh, lui che firmava le sue lettere anonime con il nome Padre Eterno il Figlio di Dio. E la cosa angosciante in questa storia è che il tutto è continuato anche dopo. Esatto, cioè, leggevo anche di questo aspetto eh, assurdo. terribile, assurdo, cioè non si è fermato nemmeno di fronte alla morte. Sì, no. lui infatti, sì. ha mandato una lettera dopo alla famiglia anche più dicendo lettere. più lettere, ma in una di queste dice che Santa ha fatto una bella morte. Quindi una che morva la, la vera cristiana. Quindi questa cioè tu io non ti posso avere, eh, non ti avrà nessuno, però questo è il modo nel quale tu cristianamente puoi morire meglio. Era eh, un pazzo, era un folle, questo è chiaro. Non aver, eh, un povero a lui, diremmo, un povero a lui. Povero lui. Eh, e questo è ancora più drammatico, perché il persecutore di, di Santa non era una persona sana, non era una persona normale non essere intervenuti per tempo probabilmente è no. purtroppo un dramma ancora eh, dei tempi eh, di oggi E purtroppo è quello che ritorna come un ritornello se si fosse sì. intervenuti in tempo oppure si è arrivati troppo tardi quindi evidentemente la storia insegna poco rispetto appunto a questi eventi che non si riesce a uh, la cosa difficile in questa storia è capire quando quel se deve diventare ora Esattamente. Perché sì. probabilmente non sia la percezione fino in fondo, questo emerge anche in alcune letture di Santa non sia la percezione fino in fondo che quello sia un reale pericolo. Cioè, qual è il momento? Il quale non è più sé. È più sé. Eh, Rosa Maria, ehm, guardiamo adesso la vicenda dal vostro punto di vista, sì. cioè come famiglia. Eh, come avete vissuto voi questo, questo dramma? Mm, immagino che il primo eh, istinto è quello di protezione intorno appunto a Santa, eh, per il resto poi come si è, si è evoluta la vicenda? Allora, questo atteggiamento di protezione è, è stato mh, insomma, la, la, la costante, no? Veramente non, non si viveva più dal mattino quando ci si svegliava a quando andavamo a dormire, condividendo comunque tutto. tutti i passaggi e tutto quello che eh, succedeva. Eh, si cercava, Avevate immaginato una potenzialità così pericolosa? No, così fino in fondo no. Eh, pensavamo, innanzitutto avevamo fiducia che comunque, almeno appunto, a livello di cura. Qualcuno prima o poi ci avrebbe ascoltati e quindi tendevamo a non, non a minimizzare non, minimizzare, non è mai certo, stato minimizzato, certo, certo. ma comunque a sperare che da questo punto di vista qualcosa succedesse. E, ma in ogni caso eh, era la condivisione piena di tutto quello che succedeva ogni giorno e eh, essenzialmente quello che ci faceva star male era. Eh, a 360 gradi questo senso di impotenza eh, di tutti rispetto alla solitudine di Santa e anche alla nostra eh, naturalmente mh, non pensate che eh, con la morte di Santa eh, questa, questa sensazione, questo, questo si sentimento si sia assolutamente si perché a parte il fatto che dopo vent'anni anni aveva ancora un processo civile in corso dal quale non sappiamo <ride> come se ne uscirà, e, perché appunto c'è stato nel tempo un uh, continuo atteggiamento ancora di stalking da parte uh, del, del, dell'assassino di Santa. E, io in alcuni momenti quindi miei ancora una nuova sofferenza sono stata più volte minacciata. Eh, a volte ci cioè, è arrivata appunto anche dall'OPG, dall quindi dall'ospedale psichiatrico giudiziario in cui Giuseppe ha vissuto per dieci anni, ci è arrivata anche una lettera in cui eh, a modo suo chiedeva uno strano perdono eh, tentando con un, un procedimento di ingegneria genetica tutto suo di eh, volerci restituire Santa. Eh, ma come? Praticamente fecondando me, quindi eravamo di nuovo alle solite, ehm, utilizzando un osso di santa, ehm, estraendo il DNA da mia madre, cioè una serie di cose deliranti che però a quel punto non sottovalutavamo più, mm. eh, per cui di nuovo in stato d'allerta a quel punto un attimino più attenti anche eh, i carabinieri, la magistratura, eccetera. Tutto in una bolla di sapone, comunque, abbiamo dovuto essere attenti a noi stessi, alla fine sempre per conto nostro, e ancora oggi, eh, ti dirò, abbiamo addosso una sensazione in ogni caso di paura. Di paura. Di paura sì. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo subito. Mm. Missione Deoniana e Tele Deon, la TV del cuore. È comunicazione sociale tutti i giorni. È una finestra affacciata sul mondo e sulla gente. È spazio aperto sulle storie dei senza voce. Missione Deoniana è impegno sociale, volontariato, volontariato concreto, solidarietà fraterna. Unisciti a noi con il tuo contributo. Invia la tua offerta sul conto corrente postale 19 21 27 03 intestato a Missione Deoniana. Santuario Santissimo Salvatore Andria. Diritto e rovescio in onda il venerdì alle 21.15 ed in replica sabato alle 14.35. Eccoci qui dopo la pausa pubblicitaria Femminile Plurale quinta puntata, ci occupiamo oggi della storia di Santa Scorese, una giovane donna di soli 23 anni che muore nel 1991 per mano del suo stalker. È infatti la prima eh, vittima riconosciuta dallo Stato italiano eh, come appunto vittima della, della, dello stalking, già serva di Dio. Per lei è in corso un processo eh, di eh, beatificazione. A parlarne con me Rosa Maria Scorese la sorella di Sante, Delvira Zaccagnino, eh, responsabile della casa editrice La Meridiana. Uh, stavamo parlando appunto della famiglia, come aveva affrontato, stava affrontando questa grande tragedia. La paura e il sentimento uh, dominante, allo stesso tempo la speranza che quella situazione non arrivasse a quell'epilogo così terribile uh, nella notte del 15 marzo. Sì, e anche la determinazione con cui abbiamo sempre agito, cioè nonostante mamma e papà appunto sentissero in ogni caso un pericolo. Eh, imminente ehm, non si sono mai dati per vinti hanno sempre incoraggiato santa l'hanno sempre proprio sostenuta in qualsiasi cosa facesse e questo forse è servito a rendere comunque meno penosi se così possiamo dire mh, gli ultimi periodi di santa che si sapeva comunque compresa si sapeva comunque molto amata e sostenuto in quelle che erano anche i dubbi, ehm, le cose che succedevano quotidianamente a casa nostra e soprattutto fuori, fuori. da casa nostra. Sì. Parliamo un attimo del diario, come nasce questa idea del diario? Eh, prima aveva fatto riferimento ad una parte mancante, che significa? E ci siamo chiesti dopo aver mh, lavorato molto, dopo che alcune persone hanno lavorato molto sul diario di Santa, perché a un certo punto nel nell'89 si interrompe, eppure Santa è vissuta fino al marzo 91. E la risposta è stata data, mi è stata data personalmente perché non riuscivo a comprendere cosa fosse successo a quel punto, nonostante tutto l'anelito di, eh, di, di verso Dio, eh, tutta questa bellezza interiore, la forte. scelta che Santa comunque andava operando, perché si fosse fermata nella scrittura. E Dontino Lucariello, eh, questo suo grande eh, amico sacerdote, più o meno suo coetaneo, qualche anno in più, ehm, mi ha rasserenata e rassicurata e poi chiaramente la cosa è diventata di tutti, dicendo che la parte del, mancante del diario era proprio lui perché Santa a quel punto decide di avere un rapporto molto più eh, intimo eh, con lui eh, che raccoglierà persino le, le sue ultime volontà, cioè proprio il darsi completamente a Dio quando Santa riceve la lettera ultima di minaccia. Classica ormai degli stalker, ormai ci siamo fatti una cultura a casa in questo senso: mh, col messaggio o mia o di nessuno e nemmeno di Dio. Santa eh, confiderà con alcune parole, cioè scriverà la pagina più bella alla fine del suo diario, eh, quindi parlante e dirà eh, a Dontino, sappi che qualunque cosa mi succeda, io ho scelto Dio. E in base a questo poi è venuta eh, fuori tutta la, la storia anche del eh, processo esatto, dopo. Eh, così, Però fate... il diario... E' realmente eh, il suo diario? Eh, perché lei davvero scriveva, il suo diario, eh. sì. E Santa scriveva in maniera anche abbastanza assidua, affidando um, a un quadernetto nero con i triangolini rossi cartonato, di quelli semplici, molto, molto seri, eh, che le era stato regalato dagli zii, ma mh, senza nessun intento, senza assolutamente pensare che un giorno sarebbe stato una, una, mh, un gioiello preziosissimo, un vero carteggio d'amore, davvero... Splendido. Eh, lei scrive da, dai tempi del liceo, insomma, eh, quando Carmencita Picaro, la sua amica e madre spirituale, missionaria dell'Immacolata, eh, le chiede di affidare appunto ad un diario mh, quello che sente, quello che vive. E Santa l'ascolta e a me veniva tanto da ridere, a dire il vero, perché noi dormivamo nella stessa stanza anche quando io ero già sposata, però eh, ero ancora a casa dei miei perché mio marito lavorava fuori. E quando la sera mi affacciavo al suo letto con l'intento di sbirciare mentre lei scriveva, ma mi mandava letteralmente male e dopodiché chiudeva e metteva via tutto quanto, magari chiedendomi anche di pregare. Quindi io non ho mai letto subito ehm, questo diario che immaginavo fosse anche abbastanza banale, che raccogliesse le cose che quotidianamente noi vivevamo. E non mi sembrava, anche quando poi, eh, qualche giorno dopo la sua morte, ho sentito di violare la sua privacy ricordandomi, facendo una, proprio un lavoro di flashback per eh, ricostruire dove poteva averlo messo. Mm, eh, L'ho aperto e con molta cautela e quasi proprio con un senso di, così, di devozione pure, eh, ho sfogliato alcune pagine e ancora una volta mi è sembrato che non ci fosse nulla di straordinario e che in ogni caso dovesse essere eh, non reso pubblico. E pensavo che così come non, non aveva voluto far leggere nulla a me con cui condivideva tantissimo del, della sua vita, non avrebbe, voluto, non, nemmeno non avrebbe fatto... voluto nemmeno farlo leggere ad altri. E mi balenò immediatamente in mente di bruciarlo, una sorta di fuoco purificatore, no? Di bruciarlo, ma quel giorno a casa appunto eh, riceviamo la visita di Dontino. Io non so se lo Spirito Santo, che insomma, si serve, eh, chiesi, chiesi a lui... Sì, chiesi a lui che cosa fare e con la ferma volontà però di distruggerlo e invece D'Ontino pensò che mh, sarebbe stato il caso che lui lo leggesse per capire se c'era qualcosa di particolare che potesse tornare utile ai giovani ma senza nessun intento di ehm, divulgarlo, divulgarlo in maniera... ma assolutamente no eh, in realtà mh, nei giorni che seguirono mi chiesi appunto di, di darglielo, di consegnarglielo senza dire nulla neanche ai miei che non sapevano io avessi ritrovato il, il diario. diario e mh, nei giorni che seguirono, non ricordo neanche quanti, mi sembrarono un'eternità io pensavo continuamente a, a questa sorta di, di cosa cattiva che avevo fatto nei confronti di Santa cioè non dovevo secondo me eh, violare questo sì. sì e invece Dontino tornò e mi diede della pazza perché appunto ci vide delle cose fantastiche però mi chiese di tenerlo eh, così conservato senza nessuna velleità di, di pubblicarlo o comunque di farlo conoscere il tempo poi avrebbe operato probabilmente altrimenti l'avremmo tenuto là eh, così a ricordo di Santa poi con il processo di beatificazione con l'apertura dell'inchiesta diocesana eh, presa proprio in carico dalla, dalla diocesi di Bari Ovviamente è venuto fuori in tutta la bellezza quello che Santa aveva scritto e, e nel diario anche le lettere che straordinariamente lei aveva mandato da tredicenne addirittura, eh, per esempio, al nostro parroco dell'oratore dell del Redentore a Bari sì, sì, sì. e che il parroco aveva conservato. Mh, cioè, quanti conservano? Anche noi nei trasferimenti vari in genere mh, mettiamo via delle, delle cose che eh, portiamo. Mh, da insieme, insomma, ma, insomma, gli amici, le missionarie diverse persone hanno conservato invece eh, queste straordinarie lettere rivelatesi poi straordinarie perché di una profondità nonostante le avesse scritte per esempio da tredicenne e eh, che hanno impressionato molto e dunque tutto questo percorso ehm, d'amore ehm, racchiuso nel diario ha fatto sì poi che la si paragonasse addirittura ad una mistica, cioè che ci ha visto delle cose anche di Sant'Agostino, è vero che lei adorava Sant'Agostino, ma ehm, si ritiene che una ragazza di una cultura media come quella di Santa, aveva frequentato il liceo classico, aveva grande amore appunto per eh, la lettura, le lettura, per la lettura certo, però ehm, ha scritto delle cose così particolari che eh, secondo diversi esperti sono state guidate davvero guidate dall'alto insomma e qui parallelamente come eh, diceva poco fa più il suo cammino spirituale esatto. diventa chiaro eh, forte. importante più il male camminava parallelamente nella figura appunto di Giuseppe che eh, la perseguitava senza sapere in realtà quello che Santa stava scegliendo di fare è un percorso terribile e nello stesso tempo che fa tanto pensare più santa si, um, si dava uh, al Signore, più Lui si accaniva, anche se non si erano mai in realtà conosciuti, conosciuti, non avevano frequentato gli stessi ambiti, però è incredibile. Questa, um... Questo uh, parallelismo esatto. nel, uh, nel cammino. Uh, sì. Come diceva lei poco fa, uh, prima di iniziare la trasmissione, ah, proprio l'aspetto spirituale uh, di, di Santa è quello che richiede, um, come dire, tanta attenzione. È vero, esatto. si parla della sua vicenda, della sua storia, ma in realtà. Eh, diventa eh, un punto di riferimento anche per la sua spiritualità. Ci sono stati sì, dei sì, volumi sì. scritti anche con prefazioni autorevoli, eh, sì. dedicati proprio alla, alla sua spiritualità. Sì, per esempio, il dottor Luigi Accattoli, insomma, un vaticanista importante, ha scritto di Santa che appunto può essere considerata la, un esempio della eh, martire per la dignità della donna. Eh, non in senso appunto della che cioè quest, il fatto di essere una martire non, non sappiamo se poi in realtà verrà riconosciuto o meno però ci sono tutti i tratti per considerarla appunto una ragazza ehm, esempio mh, del, di quello che oggi è considerato lo stalking e, e il, del, della sua generosità e della sua altissima spiritualità di lei ha scritto eh, in maniera Veramente speciale anche eh, padre Daniel Ange, fondatore di Jeunesse Lumière, quindi un movimento internazionale dei giovani, parlandone con una delicatezza eh, che mai avremmo potuto immaginare. A me certe volte viene da sorridere pensando a una sorella così ordinaria secondo quella che era la vita che vivevamo insieme. E per esempio il professor Riccardi ehm, della comunità di Sant'Egidio ha scritto di lei, Giovanni Paolo II conosceva bene la storia di Santa, cioè eh, ci, sono state delle, ci sono stati degli interventi di studio anche sugli scritti di Santa. Che in qualche modo a noi, famiglia, devo dire egoisticamente, hanno fatto superare la tragedia. No? Cioè, Santa è quel seme gettato eh, perché porti molto frutto. Non a caso, il Vangelo del giorno dopo l'assassinio di Santa era proprio quello ed era a monito e ad insegnamento eh, per tanti, e soprattutto per i giovani, appunto. Che, mh, quando diverse volte mi è capitato di, ehm, di ascoltare. O di raccogliere proprio eh, delle considerazioni da parte dei, dei ragazzi, non soltanto le ragazze, eh, che ehm, dopo aver letto qualche pagina ehm, si chiedono e, e sono ehm, quasi consolati no, dal, dal modo di scrivere di Santa, perché in realtà Santa mh, scrive quello che vive no, da ragazza, così come i ragazzi di oggi Quindi che si leggono, ritrovano, si ritrovano e, di... e si specchiano. E sono felici di non sentirsi delle isole no? rispetto a un vivere andando controcorrente, anche a costo della vita. Io non dico insomma il martirio di sangue, certo. però un martirio quotidiano, oppure appunto la vita vissuta nella bellezza intensamente. assoluta, intensamente, e dandosi eh, a grandi ideali che non devono essere necessariamente, voglio dire, quello del, dello scegliere di servire. Ma anche il dono di, di sé. Ma certo. assolutamente sì, il, il dono totale di sé è a 360 gradi. Elvira, um, come, uh, Alfredo Traversa, come si è, um, come ha incontrato la storia di, di Santa? Insomma. Allora, da quello che racconta lui nello stesso libro, molto casualmente, perché appunto lui essendo un regista e attore, ehm, lui ha fondato questa compagnia del teatro della fede, quindi alla ricerca di storie, storie vere è capitato in una libreria e lì si è imbattuto in un fascicoletto insomma, dove veniva raccontata brevemente la biografia di questa, di questa ragazza e quindi ha impattato questa, questa vicenda e ha cominciato a come fanno appunto molti registi, scrittori, autori, autori ha cominciato a, a raccogliere a raccogliere degli elementi penso anche ad incontrare, ad incontrare la famiglia e arrivando a mettere insieme i tasselli un po' per volta. La cosa che Alfredo, mi ha colpito di Alfredo in questi incontri, insomma è un mese e mezzo che ci conosciamo forse da quando ci ha mandato la proposta, ogni volta eh, aggiunge degli elementi, che sono gli elementi che lui va pian piano scoprendo, eh, perché quello che lui ha colto di questa storia è eh, la particolarità e anche l'assurdità, che poi secondo me è riuscito a mettere molto bene in scena. Cioè questo proprio come non è la domanda perché sia accaduto, ma qual è il senso di, questa, di storia. questa storia? Qual è il senso in fondo di questa storia? Eh, di questa ragazza appunto che fa una scelta in virtù di quella scelta è, è martire, senza che il suo persecutore questo lo sa. Questa, um, questo cammino parallelo tra bene, tra bene e male. E io credo che questo Alfredo l'abbia reso, lo renda molto bene in scena, perché sia la parte più uh, legata proprio alla vicenda dello stalking, quindi il dramma di quella tragedia, di, quella, uh, di, que uh, di questa vicenda, appunto, questa angoscia, uh, che lui documenta anche molto bene, perché mette in scena, fa leggere, facendole vedere anche in... Uh, in maniera autografe, cioè, vengono proiettate sulla scena le lettere che Santa, Santa aveva riceveva, scritte. alcune lette anche da una voce maschile, per cui questa quest angoscia il, lo spettatore se la sente tutta quanta addosso, perché quando ascolti e leggi le assurdità scritte e dette ti rendi conto della follia. Eh, in Controtare c'è tutta questa ricerca, questo uh, amore Anelito. per la vita che uh, Santa che viene messo in scena di Santa da questa attrice bravissima, Tiziana, credo si chiami. Tiziana di Solos. Sì, sì, Tiziana. Per cui c'è questa domanda, che, qual è il senso di questa storia, di questa vicenda, che è paradossale paradossale, quindi che cosa ci vuole dire, che cosa dice a noi? Una vicenda fatta di, di frammenti, di, di cose, appunto i sei non sono casuali, certo. perché appunto se il diario di, di Santa fosse stato bruciato noi non avremmo mai conosciuto una spiritualità molto forte, se il padre quella sera avesse preso la pistola, cosa normale, diciamo, dovrebbe scattare d'impulso, probabilmente sarebbe viva, avrebbe ammazzato l'assassino, non sappiamo. Sei un eh, però è una storia singolare. Alfredo se n'è chiaramente innamorato e, e, secondo me, è riuscito a renderla molto bene nel suo paradosso e anche nella sua capacità di, io dico, parlare ai due mondi: che quello del mondo delle donne, quindi, tutta questa necessità di affrontare il tema dello stalking perché è un tema forte su cui non dobbiamo assolutamente abbassare, abbassare la, la guardia, guardia. Certo. Eh, che si coniuga e si declina in modalità diverse, e allo stesso tempo eh, la vicenda più spirituale di Santa. Cioè tenerle insieme, questi due aspetti, eh, era molto delicato e molto difficile. Noi ce lo siamo chiesti anche in casa editrice rispetto alla, alla promozione, rispetto anche certo, alle modalità certo. attraverso eh, le quali farli emergere entrambi, anche perché il paradosso di questa ragazza è che si chiama Santa. Eh, dicevano eh, i latini nome nome. Sì, no? dicevano questo, però <ride> eh, anche se per eh, dirti, eh, abbiamo scelto di non utilizzare il, 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 il titolo dello spettacolo perché Santa delle Perseguitate. È un, uno stimolo, un paradosso. È un paradosso, però probabilmente avrebbe parlato soltanto ad un tipo di lettore perché uno immagina la santa delle perseguitate, non immagina che santa sia il nome di Santa Scoresa. Sì, sì, sì. Santa che voleva solo vivere invece pone il nome sul nome mm. della persona, quindi è stata una scelta. Eh, proprio perché ci sono questi due mondi, queste due realtà che vanno, che si interrogano, di pari passo. Sì, che vanno di pari passo. Alfredo ci è riuscito molto bene in questo poscoletto che poi appunto è molto, è molto piccolo ma è anche molto, molto denso. Eh, io mi auguro veramente ci sia la possibilità, stiamo lavorando anche in questo senso: quello di far conoscere questa storia, questa vicenda il attraverso più il più possibile ai ragazzi, portandolo, portandolo nelle scuole. Lo presentiamo prossimamente, la prima pubblica. Diciamo, di, questo, di questo volume il prossimo 6 gennaio a Bari, 6 dicembre. dicembre alla libreria, libreria La Terza, però abbiamo avuto modo di parlarne anche a Molfetta proprio il 25 in una giornata drammatica per Molfetta perché quel giorno vero, ci sono stati gli arresti, gli arresti per, uno per uno stupro di ad... alcuni anni fa di un adolescente eh, e lì c'erano circa 300 ragazzi i quali Rosa Maria ha testimoniato la vicenda. Poi alcuni hanno detto appunto le professoresse che avrebbero voluto approfondire. Eh, insomma, noi proviamo a fare questo: eh, a, a portare, portare queste storie, storie a esatto. portare queste storie perché incrocino le storie, le domande dei ragazzi. e eh, Chissà, forse perché domani possa essere migliore. migliore. Eh, Rosamaria, il dettaglio del vestito rosso, eh. infatti, sì. Allora, anche quella volta io fui scambiata per pazza, e però mi si lasciò fare la quello volta. che volevo. Sì, Era appunto il giorno in cui Santa sarebbe stata rivestita, no? dopo l'autopsia, mm. dopo anche là una serie di cose, di strane coincidenze in ospedale, di persone che l'avevano vista crescere e che se la ritrovavano davanti in, in, in sala. Stato. Sì, insomma, vabbè. E, però mamma si chiese, nonostante appunto la scarsa lucidità di quel dolore così lancinante, ehm, se fosse il caso appunto di vestirla di bianco. Cioè quando ebbe un attimo di, di coscienza, eh, ci invitò a cercare un abito bianco perché Santa doveva partire per il cielo così. E a quel punto io intervenni risoluta e conoscendo tutto quello che Santa viveva e aveva scelto. Mi sembrava che la scelta più giusta, e Alfredo lo rimarca, fosse quella di vestirla di rosso. E non mi fece neanche tanti problemi perché Santa, 15 giorni prima, aveva fatto il suo ultimo esame esatto. all'università e aveva voluto, in maniera scaramantica, un abito rosso per ogni esame. Lei sceglieva, che ne so, di avere una gomma nuova, una penna, la borsa, qualsiasi cosa che l'accompagnasse in quella giornata. Per quell'ultimo esame lei aveva scelto questo completo rosso sangue, eh, bellissimo, mh, di lana morbidissima. E quindi io non ci pensai due volte e mi eh, fui determinata. <coughs> Volli che lei indossasse, indossasse l'abito rosso e mi lasciarono stare perché tanto alla fine pensarono uno vale l'altro. In realtà io pensavo sia, ma non potevo dirlo chiaramente perché l'avevo vissuta io anche di pancia proprio con mia sorella questa cosa. Ad un vero e proprio martirio. E, ma, mh, tra l'altro, ripensavo anche al sogno di Padre Colbe, eh, alla cui scuola Santa poi era cresciuta nel, in seno alle missionarie dell'Immacolata, oltre che nel movimento dei focolari Focolarini, di Chiara Lugubi, certo, eccetera, certo. perché poi Santa faceva una sorta di mix fra tutto quello che era mariano, prendeva tutto quello che di Maria poteva essenzialmente dai vari eh, ambiti in cui andava mm. ad inserirsi. E allora io ripensai al sogno di San Massimiliano Colbe quando incontrò eh, Maria eh, che gli offriva due corone, mh, due corone di fiori, una bianca e una rossa. Una era la purezza chiaramente, l'altra era quella del martirio. E Massimiliano le, le sceglie entrambe. Anche per Santa poi in realtà è stato Questa questo, è no? la purezza era insita in tutta la storia, in tutta la vita che Santa aveva vissuto e uh, adesso Maria le, le porgeva questo, questo rosso ed era col rosso che lei doveva partire per il suo ultimo grande viaggio, per quell'incontro così speciale. E così, forse nella sua, nel, nel, nel suo intimo sì. uh, atteso probabilmente. Probabilmente sì. C'è cioè Alfredo che quando descrive questo passaggio nel libro e anche nel, nello spettacolo dice questo, è fatta di, eh, si è fatta vestire il rito funebre con l'abito rosso, anche in questo inconsapevolmente è percorso i tempi. Quante scarpe rosse, quanti abiti rossi si usano oggi nelle campagne di comunicazione per la sensibilizzazione al problema dello stalking? Tu il rosso lo hai indossato davvero, non per comunicare dolore, sofferenza, bisogno di aiuto, no. Hai usato quel colore per comunicare una profonda gioia, un desiderio di vittoria. Il rito funebre con l'abito rosso al prete non sembrava vero. In casa erano tutti agitati, erano arrivati anche i parenti da Muro Lucano, la cucina sottosopra, i calamari ancora in terra, troppa gente. Sembrava una festa. Eh, sì, in questa Davvero, storia ci sì, c'è. Cioè, cioè, sì. Ho pensato anch'io nel sì. momento in cui vi cioè, Oggi questo. Il rosso racconta il rosso appunto la il sensibilizzazione di questa, e, questa, sì, sì, di e, tutto, e tutto quanto. Tra l'altro, ehm, penso si possa anche dire questo. Cioè Quest'anno, quest credo in maggio, il comune di Bari sì. ha intitolato, ha una, intito, più che intitolato, ha deliberato, adicato, ha deliberato di intitolare a Santa una, una strada eh, e la targa porterà, riporterà. Uh, la scritta Vittima di Santa femminicidio Santa Scorese, vittima, vittima del, del femminicidio. le sì. eh, ha titolato una via. Dicono sì. che è un fatto molto raro. È sì. sì. un unico in Sarà Italia. il primo, sì. probabilmente, in Italia. Mm, no. Ce n'è stato un altro, io ho appurato per Stefania Noce, in provincia credo di Catania, ma eh, rarissimo, veramente cioè, in contemporanea poi alla fine con quello di Stefania. Sì. 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 Um, ritorniamo un attimo a um, uh, Rosa Maria. Uh, quando è stato avviato il processo di uh, beatificazione, eh, come l'avete vissuto questo, questo, questo momento? Come diceva lei prima, siete passati un po' dal momento del dolore al momento della scoperta anche di quella che era la, sì. la vita così intima, così intensa di uh, Santa. Come avete affrontato questo momento così particolare? Che è, questo sì, che è davvero raro, se non uh, unico nella storia della vita delle persone. Sì, diciamo che forse non ci siamo mai resi veramente conto di, della grandezza e della bellezza di questo ulteriore passo. Eh, ci ha fatto scoprire naturalmente una sorella, una figlia eh, nella dimensione più bella, eh, chiaramente, e ci ha aiutati appunto a superare la tragedia. Ma eh, la cosa più straordinaria è stata proprio quella di eh, di cogliere come tanti si erano impegnati eh, a chiedere al, al vescovo di Bari che si aprisse un'inchiesta diocesana per Santa, sulla base non sempre della conoscenza personale con lei, ma anche del sentito, di quello che passava attraverso gli scritti, le cronache, eh, i discorsi degli amici, mh, i pensieri più caldi, più accorati che eh, nei gruppi circolavano. Quindi eh, in questo mh, e con questo siamo riusciti a superare eh, la tragedia e a fare in modo che, eh, senza, con, cioè, considerando anzi che non siamo ancora probabilmente così eh, consapevoli della, della grandezza, della bellezza e dell'importanza di questo nuovo capitolo eh, della vita di Santa, perché continua a vivere, anzi certo. vive eh, in maniera più forte adesso, ehm, ci sembra... Così strano che l'ordinarietà nella straordinarietà e la straordinarietà nell'ordinarietà vissuta da Santa possa essere una cosa che appartiene a noi, cioè che è nata in seno alla, alla famiglia, all'amore vissuto in famiglia. Esatto. Di una famiglia poi normale, insomma, una mamma casalinga che si è dedicata eh, a, noi, a noi figli, a noi due, e a papà, cioè un nido sicuro, tranquillo, ma eh, come ce ne sono tanti altri. Però appunto ci dà mh, la forza di eh, comunicare anche ad altri ecco, e sì. quello che, che Santa è, perché sia appunto foriera di positività in tutti i sensi, perché sia un esempio che non debba essere mai tenuto sotto l'altare, ma eh, che possa testimoniare. Tutto quello che è amore per eccellenza, insomma, una vita vissuta pienamente, soprattutto. Lei, come, eh, come eh, sua professione, lavora nelle scuole, è un'insegnante ed è chiamata da qualche anno a questa parte, anche più di qualche anno. A portare la storia di Santa eh, a rendere un po' la sua testimonianza, sì. come sorella ma anche come eh, depositaria di una, eh, di, come dire, di una vita così intensa che era appunto quella eh, di Santa raccontata nei suoi, eh, nei suoi diari, nelle sue pagine. Eh, molto spesso ha a che fare, quasi sempre ha a che fare con una platea molto giovane. Che cosa dice, che cosa vuole che, ehm, eh, come dire, abbiano più impresso della storia di Santa. Allora questa cosa eh, è proprio un, un mandato che lei mi ha dato e così come ci tengo a sottolineare nella, nella vita noi eravamo sì molto legate, lei era la più piccola e io la più grande ma in realtà era sempre lei quella che dettava e continua a farlo, penso che lo farà <ride> per sempre, ormai ho capito che mi devo solo arrendere di fronte alla volontà che, che è sua ma che è una volontà molto più grande, una volontà divina. Eh, quindi lo faccio volentieri e ritengo che fino a che mi sarà possibile, avrò lucidità per farlo, non mi, ehm, mi sottrarrò mai a questo, a questo compito preciso che è una sorta di missione. Eh, ai ragazzi racconto della, di quella che era santa... Eh, e di quanto somigliasse alla, ai giovani eh, di oggi, di tutti i perché, di tutte le situazioni di eh, serenità, di gioia, di normalità nello studio, di, eh, di ansie, di, di ma anche di ricerca, asso, di certezza del futuro ma anche di, eh, di grandi sogni. Eh, anche quelli che normalmente i ragazzi appunto vivono, Santa voleva fare il medico, per esempio, che poi volesse fare il medico dei corpi e poi invece si è data ad essere okay, medico okay. delle anime, questo è un altro conto. Ma mi piace che passi proprio l'idea di una ragazza che, cioè, che la santità, per esempio, vista dal punto di vista appunto della, della spiritualità di Santa, non è questa cosa dell'aureola che si vede certo, in vita, certo. ma che va vissuta quotidianamente e che appunto è una un must, se vogliamo, di qualsiasi mh, cristiano no vissuto nel, nel quotidiano. Eh, senza grandi cose perché i ragazzi immaginano che anche quelli più impegnati da questo punto di vista, che sia talmente faticoso da non poter assolutamente arrivarci, che i santi sono quelli appunto delle immaginette, sono quelli vissuti in un'altra epoca e non quelli che eh, si danno da fare rimboccandosi le maniche tutti i giorni, vivendo per quello che, che è possibile il Vangelo. Ma ehm, dal punto di vista laico, ehm, mi piace proprio che passi eh, loro l'idea del, del grande impegno, dell'impegno sociale, della generosità, dello sprecarsi fino all'ultimo perché si possa vivere intensamente eh, la vita. E per nel dare caso, un senso. Per dare un senso, assolutamente. Andando controcorrente, tostissima questa cosa, ma l'andare controcorrente paga in ogni caso, eh, anche quando... Costa poi come nel caso di Santa. Ora però sottolineo sempre che non è che si debba arrivare a quel punto, ma dare un senso alla vita, riempirla di tutto quello che può essere eh, il quotidiano um, vissuto pienamente e soprattutto alle, alle donne, alle persone che vivono la difficoltà che è stata di Santa e di un'intera comunità che c'è sempre la possibilità di, eh, di non mollare. Eh, se a Santa nel 91 è andata così, eh, non dobbiamo dimenticare che è una sorta di, di profetessa, è un'antesignana di quella che sarà la lotta eh, perché si abbiano delle, delle normative che portino che dei frutti. Quindi un seme di speranza, soprattutto questo, che Santa, io questo dico ai ragazzi soprattutto, di non arrendersi, di vivere pienamente e di essere tanti semi di speranza che possano un giorno germogliare in qualche modo. Elvira, è un po' la speranza a cui facevi riferimento tu nel momento in cui avete eh, diffuso questo, questo, questo libro. Uh, tu hai, um, quando il 25 di novembre a Molfetta è stata organizzata, alla presenza anche di Rosa Maria, di un evento uh, in nome della donna un patto di non violenza, questo uh -huh. era il titolo, proviamo a scrivere un patto di non violenza, uh, tu avevi a che fare appunto con una platea di giovani, sono venute fuori tante considerazioni anche interessanti? Che cosa secondo te? È... I ragazzi sono stati molto bravi perché stato, vabbè, la mattinata è stata molto ricca e molto, molto intensa perché stimolata da letture eh, di, di altri, poi dalle testimonianze abbiamo parlato di tratta. Abbiamo fatto vedere un video sugli stereotipi di genere e la mattinata era stata organizzata dalla consulta delle donne sì, di Molfetta, quindi il patrocinio del comune di Molfetta per, per le scuole. E il pomeriggio in consiglio comunale c'è stata una mozione che poi il consiglio ha diciamo, approvato. Insomma. Quindi è tutta quanta una giornata che la consulta ha voluto dedicare. Il momento interessante è stato quando sono intervenuti anche i ragazzi, perché le diverse classi erano soprattutto quarte e quinte, hanno rispetto al tema, rispetto anche ai, alle tante parole a volte scontate hanno provato e hanno detto la loro in modi, in modi diversi attraverso una danza, un ballo, una lettura, un, un PowerPoint. Power Io credo che sia importante che i ragazzi si interroguino perché è un fatto culturale. Io credo di aver introdotto quella mattina dicendo insomma cioè, quando si riscrive un patto bisogna mettere delle parole nuove. Abbiamo fatto questo gioco di raccogliere ognuno degli interventi, eh, delle persone che intervenivano doveva mettere una parola. Che diceva il patto di violenza e una che invece dobbiamo andare a mettere un patto, il nuovo patto che è quello della non violenza. Sono venute cose interessanti che ovviamente poi sono affidate a ciascuno di noi e alla capacità che può avere ciascuno di noi di provare a riscrivere un patto nuovo. Eh, Rosa, Rosa Maria, io eh, in chiusura vorrei che tu leggessi. Una magine, delle più belle. Una delle più belle veramente alla, alla vita e al, un canto d'amore per, per il suo Dio, no? E, tratto dal diario naturalmente, se ne è fatto una sorta di, di inno, no? di santa. Lei dice: Vorrei vivere come un giglio, godere dell'abbondanza che dai, del caldo sole dell'estate, delle prime piogge di autunno del gelo dell'inverno e del canto degli uccelli di primavera. Vorrei essere una vela che solca i mari, gli oceani, che si perde completamente nella tua immensità. Vorrei avere le ali di un'aquila e spiccare voli sempre più alti verso di te, che sei l'altissimo, e non accontentarmi delle basse quote. Vorrei essere musica che giunge ai tuoi orecchi e portarti la gioia. Vorrei, vorrei, quante cose vorrei essere. Ma io sono quella che sono e sono quella che tu hai voluto. Mio Signore, allora accoglimi tra le tue braccia tenere di padre, di fratello e di sposo e dammi di essere per te. E solo così sarò giglio, vela, aquila, musica, perché tu sei tutto questo. Canto la gioia di averti incontrato, di essere amata, desiderata da te. Il mio cuore canta e sente che deve battere solo per te, come il cuore di Maria con il suo stesso cuore. Ti lodo, Padre Buono, perché non sono sola, ma mi hai dato una madre e un gran numero di fratelli per cantare insieme il mio grazie. Dio di misericordia, di perdono, di pace e di gioia, ti amo, Santa. Bellissima, su cui credo non, non possiamo aggiungere nulla e accoglierla nella sua estrema... Ehm, Bellezza, io vi ringrazio davvero per essere stata, grazie, state grazie con, te, con me perché sono dell'idea che non solo di questo si debba parlare, ma si debba parlare con le persone giuste, con le persone che possano dare un messaggio. Elvira è un'amica di, eh, di, sì. di, di Teledeon e lei sappiamo ricorrere appunto ad Elvira quando abbiamo bisogno di... di, di di concetti, di, eh, parole, di parole importanti. La, ovviamente, la testimonianza eh, di Rosa Maria è eh, importante nella misura in cui ha portato non solo l'aspetto quello pubblico ma soprattutto la sua ehm, così, vita privata se, anche se siamo entrati in punta di piedi perché non è giusto appunto violare varcare in quella soglia ci siamo mantenuti un po', eh, un po prima eh, grazie a Rosa Maria Scorese grazie, grazie a Delvira voi. Zaccagnino vi ricordo che eh, questa puntata la troverete anche sul nostro sito www.teledeon.it femminile plurale va in onda il mercoledì alle 21.15 replica il giovedì alle 14 e 35 grazie per essere stati con noi vi do appuntamento alla prossima settimana